ringrazio per aver accolto il nostro invito ad essere qui oggi in un'occasione così importante per la nostra comunità. La sua presenza stamattina è per tutti noi cittadini di Giugliano un motivo d'orgoglio, fonte di consolazione e ragione di speranza. È un orgoglio per noi sapere che ogni volta che questa comunità ha bisogno di lei, della sua presenza, in occasioni di gioia o tristi come questa, lei subito, con amore di padre, accorre e ci è vicino. Ed è proprio la sua vicinanza che ci dà consolazione. Eccellenza, ci consola in una giornata triste come questa, nella quale ricordiamo il sacrificio di questi 13 martiri innocenti, fucidati da uomini che non conoscevano la luce di Dio. Il loro sacrificio, però, eccellenza, li rende per l'eternità luminosi alla presenza del Signore e li fa per la città di Giugliano un faro di speranza in un avvenire che sia sempre di pace e di concordia. Quella stessa speranza che Monsignor Spinillo stamattina, dopo che con l'autorizzazione del sindaco Antonio Pociello e del rettore Don Vincenzo, sto per comunicare a lei e a tutti i presenti, sono certo che accenderà i nostri cuori. Eccellenza, quando 17 anni fa la Proloco riprese l'usanza dimenticata di commemorare i 13 martiri, questo santuario era già così, fortificato, ma sgoriato da queste impalcature che ne cancellavano la bellezza, che chi lo edificò gli diede in gloria di Dio e della Vergine della Pace. Per 17 anni abbiamo assistito alla Santa Messa tra questi tubi, in questa mortificazione. Ma questo, Monsignore, forse potrebbe essere l'ultimo anno. Alla fine di luglio, dopo uno sforzo di mediazione immenso, l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere dall'ASL, che è proprietaria del santuario, l'affido di questa chiesa per 50 anni. Immediatamente il sindaco ha impegnato dei fondi, così che appena ottenuto il nulla osta dalla sovrintendenza possano partire i lavori per restaurare il soffitto cassettonato, uno dei 10 soffitti cassettonati più importanti d'Italia, e quindi riportare questo nostro tempio cittadino a tutto il suo splendore. Non sarà certo una cosa immediata, ci vorrà il tempo che ci vorrà. Ma, eccellenza, siamo certi che in un futuro non molto lontano potremo finalmente commemorare i 13 martiri in un santuario di nuovo bello, aperto, degno della fede che lo rende vivo. Monsignor Spinillo, a nome della città di Giugliano mi permetto di invitarla già per quel giorno. A differenza di questa mattina, quello sarà un giorno di gioia, non di mestizia, ma in quella gioia troverà certamente posto nel suo e nel nostro cuore anche il ricordo dei 13 martiri. E sempre sotto la sua amorevole e paterna guida, questa comunità potrà ancora riprendere più forte e migliore il cammino di fede e la certezza di salvezza che lei, con le sue parole e con la sua presenza, non smette mai di testimoniarci. Grazie ancora. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
un momento particolare, ricordare questi 13 concittadini, ma anche ricordare un fatto luttuoso veramente grave per la città. È un modo per ricordare la memoria di 13 vittime innocenti del nazifascismo, di quegli eccidi che hanno costellato la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche un modo per ricordare quello che può essere la guerra, quello che è la violenza cieca quando la ragione dorme, perché non si possano, simili fatti non debbano ripetersi mai più. La guerra non è così lontana, noi siamo abituati a vederli dal televisore, ma la guerra noi l'abbiamo vissuta e il ricordo di queste stragi può servire a costruire la memoria, perché se si dimentica ciò che è stato, poi il fascismo, il nazismo, la ragione può addormentarsi e tutto può tornare. Quanto riguarda la Chiesa, i fondi lei già li ha stanziati, pare? Noi siamo destinatari di un finanziamento della Regione Campania a valere sul PIX, il programma integrato città sostenibile, e terminato l'iter di passaggio per 50 anni al comune della chiesa partiranno i lavori, partirà tutta la parte amministrativa che già è in corso, c'è la costruzione del programma all'interno del quale in maniera strategica è stato inserito già gli interventi sulla scuola, sulla chiesa.